I Chieti non brilla, ma vince e incassa 3 punti di platino contro un bel Pontevomano che subisce comunque un passivo eccessivo. Qualche assenza di troppo e un'esagerata tensione iniziale complicano la fluidità della manovra nero-verde. Decisamente in palla l'11 di Capitanio, che parte bene e tra il secondo e il quarto si fa minaccioso con iniziative di Gentile e Manuel Di Sante. Ma l'occasione più ghiotta capita al 10° al Chieti con un palo su girata molto bella di Delgado. Al 22° tenta con una rasoiata a fil di palo Farindolini. Al 24° arriva l'1-0, traversone da destra di Marfisi. I teramani sottovalutano il rischio e Miccichè, al 10° sigillo personale, da Falco in sacca. Sembra il via a nuovi stimoli, ma il Chieti esaurisce le iniziative e al 35° subisce il pari di Pellone in coda a un'azione collettiva di pregio. Al 38° Delgado a sinistra prova una soluzione personale che si conclude sull'esterno della rete. Al 47° Ricci va a terra in aria, dopo contatto con Maranella si prosegue. Ripresa. Assolo di Delgado da applausi in avvio, ma la mira, complice il terreno oggi in ogni caso più vivibile, è alta. Al 14° è Pellone che va giù in area teatina, anche qui si prosegue. 25° punizione di Di Francesco fuori di poco. 27° botta a fil di traversa da 20 metri di Salvatore. 29° Di Sante fa da sé una gran cosa. Ma sulla traiettoria un piedino nero-verde salva miracolosamente. Ancora ospiti al 34° con una conclusione alta di Di Sante, ma il calcio sa essere impietoso. Al 35° Delgado raccoglie in area una palla vagante. A tempo per pensare a una soluzione, sceglie la colombella di Martino, smanaccia sui piedi di Toro, che infila il 2-1. Cambia la gara. Al 38° Di Marco supera anche il portiere, ma s'allunga la sfera. Il pesante 3-1 arriva al 46°. L'assist perfetto è di Toro, Rodia ha la porta spalancata e chiude i conti. Al 48° poi, Toro tenta con un tiro effetto interessante, mentre il pubblico festeggia la vittoria. Il primo posto solitario è Natale, magari pensando a quello che sarà il 2019. Penso che abbiamo fatto una grossa partita, siamo stati in partita fino alla fine. Ci ha penalizzato il secondo gol. Dopo lì abbiamo perso la testa, però penso che oggi abbiamo fatto, se c'era sul campo, se c'era una squadra che meritava la vittoria, forse oggi era il Pontevomano, però anche oggi siamo a recriminare, qualche problema ce l'abbiamo, quindi mi dispiace, però vediamo di aggiustarci. Onore a Chieti che ha fatto la partita che doveva fare, forse non è stata una bellissima partita per Chieti, però ha vinto e quindi è giusto così. Ogni tanto ci ricordiamo, è giusto. E soprattutto allo splendido pubblico di Chieti che partita dopo partita comincia ad essere sempre più numeroso, e questo era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi all'inizio dell'anno. Giocare, fare i risultati, ma soprattutto vincere e convincere, perché convincendo si crea entusiasmo e questo progetto, il progetto del Chieti FC 1922, comincia ad essere sempre di più patrimonio della città di Chieti. Questo era l'obiettivo che avevamo inizio anno e a questo primo giro di boa in testa, con un po' di vantaggio, con prestazioni convincenti, con un gruppo solido, credo di poter dire che l'abbiamo centrato.